Un saluto a tutti. Allora, come va quest'estate? Bene? Così così? Speriamo bene. Perlomeno fa un po' meno caldo. Questa volta, in questo nostro incontro, vi parlo di una bella notizia. Voi sapete, noi giornalisti tendenzialmente preferiamo le brutte notizie che cacciano quelle buone. Brutte notizie nel senso che pensiamo, magari a torto, che a voi ascoltatori, lettori, spettatori, aver davanti notizie un po' tragiche desti di più il vostro interesse. Io sono convinto che non sempre è così, anzi sarebbe meglio se non sempre fosse così. E allora oggi vi parlo e vi racconto di una bella storia, intelligente e positiva. Il comune di Bolzano, sciagurato lui, come sapete, visto che è ancora in grandissima confusione, ha fatto ultimamente una convenzione con la prefettura, la provincia, l'associazione Volontarius. Perché l'ha fatta? L'ha fatta per quei profughi che abbiamo a Bolzano, e ce ne sono parecchi, che sono scappati dalla guerra, dalle persecuzioni, e qui hanno chiesto asilo, tutela, sono qui ospitati da noi. Ebbene, questi profughi per legge, misteri della nostra legge, non possono lavorare in attesa che gli arrivi questa risposta se viene accolta o meno la loro domanda come profughi. E questa è una situazione sciocca, imbarazzante per loro. Magari alcuni resteranno qui con noi a Bolzano a vivere in futuro. Per loro, che non conoscono, non si integrano, non danno una mano alla terra che in qualche modo li ospita, eppure per noi, che rischiamo di viverli soltanto come un peso e non un momento di solidarietà. Ebbene, questa convenzione, sulla base di una circolare del ministro Alfano, consente ai profughi di lavorare volontariamente a titolo gratuito per dare una mano alla città che li ospita. In Friuli sono partiti una trentina di questi progetti. Gruppi di profughi danno una mano a tenere puliti i giardini, a ripulire le aiole, a ripulire le facciate sporcate dai nostri soliti insozzatori, fare tutti quei piccoli lavori utili di cui in una città c'è sempre bisogno. Serve a loro perché fanno qualcosa, perché mentre lavorano magari imparano un po' meglio la lingua, perché si integrano di più, e serve a noi che abbiamo un aiuto e vediamo in loro delle persone come sono, e cioè normali come noi. Questa cosa positiva partirà con Volontario, si danno da fare per ripulire i giardini di Bolzano. Ottimo. La cosa ha sollecitato anche un'altra associazione che si chiama Sciogli Lingua, via Torino, Bolzano, dove profughi che stanno vicino all'ospedale, ai bagni di Zolfo, vanno ad imparare l'italiano. Cosa hanno fatto? Palette, guanti, sacchetti neri, sono andati a ripulire il virgolo, sì, il malfamato, malcapitato virgolo. Noi bolzanini lo teniamo sporco, indecente, gli extracomunitari ce lo puliscono. Un saluto.